Siamo con Bernardo Dell'Aglio, alcuni esponenti dell'Associazione Generosi Roci che sono qui a provare per il 29 di settembre, giornata in cui è organizzata la Notte Antigua e in cui, ecco, al centro ci saranno anche le storie di Idri e Longano, le due figure che vediamo alle spalle del presidente dell'associazione. Allora, Bernardo, perché questa manifestazione e come è nata questa idea? Ma intanto Giuseppe, grazie di essere qua stasera all'improvviso mentre provavamo Idri e Longano proprio in Piazza Duomo. Nasce con tutto il direttivo concorde a cercare di ritrovare una serata per cercare di fare rivivere il centro della città dopo la parentesi estiva. La speranza è di fare uscire i barcellonesi, di farli passeggiare lungo la via Roma, dove ci saranno dei contenuti culturali con degli artisti barcellonesi e dove in ogni piazza ci saranno, come dire, degli esperti che ricorderanno il nostro patrimonio culturale, cioè il nostro bene comune. Di conseguenza è una idea di ripopolare il nostro centro città. Sicuramente il clou della serata sarà alle 21:30 con questo Idri e Longano, dove devo dirti, Giuseppe, che buona parte del direttivo della Genius Loci si è messo in gioco. Accanto a me c'è Marcello, c'è il preside Galiri, c'è Nicola, più in là c'è Zina Giglio, c'è il dottore Sindoni, perché ognuno di queste persone del direttivo andrà a interpretare un Genii Loci, andrà a interpretare un personaggio popolare, andrà a interpretare, dando voce, anima e corpo, uno dei tanti busti disseminati in città per raccontare un po' di storia della città. Quindi non c'è nessuna pretesa teatrale, lo vorrei dire chiaramente. Noi metteremo 200 sedie davanti proprio Piazza Duomo per permettere innanzitutto ai nostri soci, alle autorità che vorranno presenziare l'evento. Noi, senza nessuna pretesa teatrale, vogliamo porgere, narrare un contenuto culturale della città che ci appartiene. Io, fra altre cose, passerei anche la parola a Marcello, perché Marcello si occuperà alle 22:30 di Piazza San Sebastiano, della storia di Piazza San Sebastiano con i monumenti relativi. Sì, io farò una sorta di rivisitazione storica del centro storico di Barcellona, quindi Piazza San Sebastiano, dove c'era l'antica chiesa matrice, il Duomo di San Sebastiano, c'era il Teatro Mandanici, c'era e c'è tuttora il Monte Pietà, un luogo interessante perché adesso, quando è stato dopo la demolizione di Mandanici, sono nati i portici, poi i giardini dell'Oasi retrostanti, il Monte Pietà trasformato, cioè, quindi è diventato un luogo dove c'è una stratificazione di memorie, di eventi, di edifici, busti di personaggi, e c'è, cioè, quindi un luogo interessante. E altre due visite guidate saranno fatte, una da Andrea Italiano proprio in questa piazza e un'altra la farà Nino Sottile Zumbo nel Parco Urbano Maggiore della Rosa, parlerà del seme d'arancia e del giardino di Proserpina. Io, Giuseppe, colgo l'occasione intanto di presentarti Idri e Longano, perché Zina Giglio, che fa parte del nostro editivo, sarà Idria e Cosimo, che ormai è un attore collaudato, farà Longano. E devo dire che per l'occasione porgere, come dire, pubblicamente un grosso grazie a Pippo Bucca e a Maria Rosa Paratore, perché sono i miei assist. Io lo dico con vergogna perché c'è una locandina che porta bene o male la mia regia, ma c'è dietro di loro il loro grande aiuto a questo progetto, che vuole essere un progetto corale, ma che, ripeto, è una semplice narrazione della storia della nostra città. Ma qua comunque siamo singoli artisti, non ci sono, diciamo, associazioni.
che partecipano. Qui stiamo partecipando perché l'iniziativa di cui Carmen mi ha parlato mi sembra un'iniziativa molto buona per Barcellona, anche perché, come si vede in questo momento, la piazza, la gloriosa piazza di una volta in cui non riuscivamo neanche a lanciare un sassolino per quanta gente c'era, ora invece è completamente vuota. Ma non oggi, questa è una cosa di oggi, tutti i giorni. Oggi come questo periodo. Se possiamo in qualche modo cambiare l'ordine delle cose in positivo, io sono d'accordo su questo e io partecipo per Barcellona. Ecco. Chiudiamo con Bernardo, un invito alla partecipazione alla cittadinanza, ecco, per essere qua presenti. Ma sì, l'obiettivo un po' è proprio quello, dico, questa è la settima edizione, ti ricordi che la prima edizione noi l'abbiamo fatta nel 2007 anche sfruttando il Sagrato e l'abbiamo fatto in un momento sociale particolare che per certi versi mi ricorda questo momento sociale, di difficoltà che la città sta vivendo per tanti motivi, quindi di conseguenza è semplicemente uno sforzo collegiale, collettivo, con tanti che ci hanno dato una mano d'aiuto per cercare di fare uscire il barcellonese, toglierlo, Giuseppe, soprattutto dai social, almeno per qualche ora, e fargli vivere in modo di Amarcord, un po' con questa idea vintage, la Barcellona di un tempo che era piena di attività aperte, era piena di persone che uscivano, quindi vorremmo per certi versi ricreare almeno per una sera quella condizione.